sotto l'albero a Natale, pace e felicità, sono queste in sintesi le aspettative dei torinesi per queste feste, le abbiamo sentite. Influenza, ricoveri record di bambini, urgente vaccinare prima di Natale, questo è l'appello dei pediatri, siamo andati a vedere la situazione all'ospedale Regina Margherita. Borse di studio, 40 milioni dalla regione, la giunta ha infatti aggiunto 6 milioni per coprire le oltre 16.000 richieste di borse di studio. Sci, Coppa del Mondo, l'azzurra Marta Bassino vince il gigante di Sestri, al sesto successo in Coppa per la Piemontese, quarta Brignone. Bentornati a un nuovo appuntamento con TG Piemonte. Si avvicina il giorno di Natale e dopo le difficoltà di questi anni aumenta la speranza per il futuro. Siamo andati a chiedere ai torinesi quali siano le loro aspettative per questo giorno di festa. Cerca di dimenticare le cose brutte degli anni passati. Quali sono le vostre aspettative per questo Natale? Un po' di pace e serenità. Tanta gioia, tanta felicità per tutti, la pace nel mondo e che possa migliorare tutto. Io spero che arrivi un po' di serenità e un po' di pace in tutto il mondo, queste guerre che finiscano. Prima di tutto, per fare una battuta, spero che l'arrosto mi venga bene e dopodiché siamo un po', diciamo, in famiglia per ritornare di nuovo alla tradizione degli anni, diciamo, precedenti. E ci aspettiamo veramente, non so, sembra una retorica dire il fatto della pace, ma speriamo che la finiscano, perché non ne vale la pena tutti questi morti, giovani, bambini, e un disastro. Non ci abbiamo ancora pensato, però in realtà speriamo almeno solo cose buone per il momento. Sicuramente abbiamo iniziato bene, visto che c'è la festa almeno, quindi insomma ci aspettiamo solo cose buone, però non ne siamo proprio convinti. Passarlo in serenità, la famiglia. Si spera di non litigare in famiglia e di stare tutti bene assieme. Ma è il primo Natale con lui, quindi siamo già contentissimi di poterlo festeggiare con un bimbetto così bello e niente, ci sarà sicuramente un'area di festa molto più sentita degli anni scorsi, quindi quest'anno ce lo godiamo così. Serenità, tranquillità, che è una cosa che manca ultimamente. E niente, che i bambini siano felici, solo questo. Sembra scontato, però adesso come adesso, con la vita frenetica e le poche attenzioni che ricevono, solo un po' di tranquillità per loro. Solite cose, un po' di felicità. Assolutamente che ci sia tanta tolleranza, tanta capacità di comprendere l'altra persona, perché sembra che siano tutti più aggressivi e invece il pensiero è quello che ci sia solidarietà, tolleranza e amore. Il solito, si festeggia in casa con la famiglia, si sta tutti insieme, quello è l'importante delle feste. Le mie aspettative salute per tutti, innanzitutto dopo il Covid che è successo, la faccenda del Covid, e poi che Babbo Natale porta tanti regali a tutti i bambini, anche a quelli bisognosi. Dopo il Covid e le sindromi parainfluenzali è tornata l'influenza vera e propria. L'australiana, così è stata chiamata, ha colpito oltre 13.500 bambini e il picco deve ancora arrivare. In questi giorni il pronto soccorso degli ospedali sono presi d'assalto, anche perché girano altri virus come quello sinciziale che in alcuni casi prevede il ricovero. Intanto la presidente della Società Italiana di Pediatria lancia l'appello per far vaccinare i bambini contro l'influenza. Noi ci siamo recati all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per monitorare la situazione.
Voltiamo completamente pagina, adesso parliamo di università e borse di studio. Tocca quasi i 40 milioni di euro, lo stanziamento complessivo messo in campo dalla regione per permettere di studiare in Piemonte a chi arriva da fuori e non ha un adeguato sostegno economico. La Giunta ha infatti aggiunto 6 milioni per coprire le oltre 16.000 richieste di borse di studio. Adesso passiamo alle province. Al concorso Storie di Alternanza, promosso da Unioncamere e da diverse camere di commercio italiane, il video racconto di due studenti dell'ITI Omar di Novara ha conquistato la giuria nazionale che gli ha attribuito il primo gradino del podio per la categoria Istituti Tecnici e Istituti Professionali con un premio di 2.500 euro. Un sistema optoelettronico per la segnalazione di veicoli in contromano su autostrade. È questo l'innovativo progetto che è valso all'Istituto Tecnico Industriale Omar di Novara il primo premio del concorso nazionale Storie di Alternanza, l'iniziativa che punta a valorizzare le esperienze formative raccontate dagli studenti attraverso un video. L'idea del nostro progetto è nata leggendo un articolo sul giornale che parlava di una macchina che era entrata in autostrada in contromano. Allora noi abbiamo approfondito l'argomento e abbiamo notato che in effetti tantissimi veicoli ogni anno, più di 4.000, imboccano l'autostrada in contromano, e allora abbiamo cercato una soluzione che permettesse di limitare al massimo questo tipo di incidenti. Il nostro progetto è composto da una telecamera e da un sistema sviluppato da noi di intelligenza artificiale che, posizionato sulle autostrade, rileva la direzione dei veicoli, e in caso rilevi un veicolo che entra in autostrada in senso opposto o che transita in senso opposto, invia diversi allarmi sia al conducente per indurlo a fermarlo, agli altri automobilisti e poi anche all'autorità, appunto, per avvertirli del pericolo. L'importanza per gli studenti, come vi siete distinti anche quest'anno? Questi ultimi 3 anni noi abbiamo fatto 2 primi nazionali e un secondo. Questi ragazzi con questo progetto sono stati anche ad Atalanta, e anche l'esperienza in America è stata molto per loro, direi, proficua. Ragazzi che a 16 anni fanno questo concorso, vincono il concorso europeo, fanno in America e vincono anche questo percorso di PCTO nazionale promosso da Unioncamere, io direi che è un grossissimo risultato. Appare chiaro che la tempestività della segnalazione gioca un ruolo importante nel ridurre il rischio di impatto tra veicoli, ed è ciò che il nostro progetto si prefigge, ovvero un sistema in grado di rilevare in modo automatico l'infrazione e segnalarla istantaneamente, in modo da ridurre il più possibile il rischio di impatto. Inoltre, per una più facile diffusione sul territorio, questo nostro sistema può essere implementato con i sistemi di sorveglianza già presenti sulle autostrade, con la semplice aggiunta di segnali di allerta.
Prevenire i rischi in montagna per chi la vive e frequenta è l'obiettivo del progetto RISC.com. Anche il gruppo AIB della Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo è impegnato nel fornire informazioni per aumentare la resilienza della cittadinanza e istruire gli enti locali sulle migliori pratiche per la comunicazione dei rischi. Sentiamo. Con le prime nevicate sulle nostre montagne, seppur non allarmanti, inizia l'allerta per Protezione Civile e Volontari AIB, che insieme al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dei Carabinieri, entrano in azione per soccorrere chiunque si trovi in difficoltà. Ma fondamentale per la cittadinanza, che vuole avventurarsi in montagna e seguire alcune regole di base per prevenire situazioni di pericolo. La corretta informazione quindi alla base della prevenzione. Il progetto mira ad aumentare la resilienza del territorio alcotra attraverso azioni di orientamento e di informazione partecipate che coinvolgano la cittadinanza, le istituzioni e i portatori di interessi economici nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di rischio, al fine di rendere più efficaci le azioni di contrasto esercitate dagli enti locali e di comportamenti di autoprotezione. Incontro in comune e in provincia tra tutti gli enti interessati a valorizzare la cittadella di Alessandria. La fortezza costruita dai Savoia nel XVIII secolo è stata inserita nella Convenzione del Consiglio d'Europa, chiamata Cittadella Faro di Pace in Europa. A margine della presentazione del progetto, l'assessore al commercio del Comune di Alessandria, Giovanni Berrone, ha anche aggiornato sulla situazione dei lavori di ristrutturazione previsti grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura. È stata presentata prima a Palazzo Rosso, in comune, e poi nella sala consiliare della provincia di Alessandria, la proposta di comunità patrimoniale Cittadella di Alessandria Faro di Pace in Europa. Il coordinamento dell'iniziativa è affidato alla professoressa Anna Marotta, che la promuove all'interno della convenzione siglata a Faro dal Consiglio d'Europa. Idee e progetti dovranno quindi essere presentati e discussi tra tutti gli enti interessati ad un obiettivo comune: valorizzare il patrimonio culturale, materiale ed immateriale costituito dalla cittadella. Abbiamo messo al tavolo, grazie al contributo di tutti, di comune, provincia e tutti gli altri enti, tutti i soggetti che in qualche modo hanno in mano il destino della cittadella. Per Alessandria era stata prevista una dotazione di 25 milioni di euro, cronoprogramma che avrebbe visto partire i lavori già nel 2018 e oggi dovremmo essere già a buon punto. Quanto è a sua conoscenza? Sono andati a bando, sono in gazzetta? Ah, e no, non solo sono andati a bando, diciamo che il bando è già ultimato e in primavera del 2023 inizieranno i primi lavori. Interventi importanti per quanto riguarda tutte le coperture della cittadella, quindi il rifacimento dei tetti e la famosa eradicazione dell'elanto, questa terribile pianta che è infestante, che complica la vita a tutte le coperture della cittadella. Un intervento sul palazzo del governatore e sulla caserma cosiddetta Montesanto, che sarà completamente ristrutturata e dovrebbe diventare negli auspici di tutti una struttura polifunzionale in grado di accogliere anche eventi, manifestazioni e mostre nei prossimi anni. Inaugurata a Palazzo Monferrato la mostra 1853-2023, la ferrovia Torino-Genova, una rotaia lunga 170 anni, una linea di trasporto che fu costruita in soli 6 anni. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 5 febbraio. Nessun paese più dell'Italia è in diritto di fondare le sue grandi speranze sull'azione delle ferrovie.
Sono serviti 20 anni di discussioni preparatorie, ma la linea ferroviaria Torino-Genova, una volta approvata, fu poi realizzata in soli 6 anni e con il solo mezzo tecnico allora a disposizione, e cioè con la forza del piccone. Sono queste le parole del curatore dell'allestimento, Roberto Livraghi, all'inaugurazione della mostra a Palazzo Monferrato, una rotaia lunga 170 anni, che sarà aperta al pubblico ad ingresso gratuito fino al prossimo 5 febbraio. Questa mostra vuole essere un esempio di quello che i nostri predecessori hanno fatto 170 anni fa, costruendo la ferrovia che da Torino collega Genova. Quindi noi ci auguriamo che questo possa essere preso ad esempio per i nostri parlamentari, per i nostri politici, per coloro i quali oggi si trovano a dover prendere delle decisioni importanti per quelle che sono tutte le problematiche infrastrutturali che probabilmente sono rallentate molto da aspetti prettamente burocratici e non di volontà. Non basta il sedime ferroviario, è quello che nascerà intorno che sarà la ricchezza di questi territori. Noi siamo consapevoli di questo passaggio importante anche grazie agli attori del territorio come la Fondazione Slala. Una linea ferroviaria che da Torino raggiungeva Genova, e questa è la dimostrazione che se le cose si vogliono fare, si possono fare e si fanno anche in breve tempo. Quindi dobbiamo dare molto risalto alle opere che sono state fatte per programmare quello che sarà la mobilità futura. Mi fa piacere essere presente a questa inaugurazione di una mostra che è stata ad Asti a settembre del 2021, quindi è partita proprio con lo spirito di creare unità tra i territori, tra Asti e Alessandria, ma direi tutto il sud Piemonte. Giorgio Abbonante, questa mostra cosa può rappresentare per la città? Ma speriamo che rappresenti un buon viatico per tutte le iniziative che dobbiamo portare avanti con gli enti competenti per rianimare lo scalo merci di Alessandria, e poi speriamo che sia un buon viatico anche per le altre istituzioni per riattivare le linee complementari, per cui parliamo di una ferrovia costruita 170 anni fa a Torino-Genova. Spesso sentiamo parlare giustamente del terzo valico, delle grandi opere infrastrutturali ferroviarie, ma noi abbiamo bisogno di rimettere il treno al centro anche nelle vie complementari. Torna il Sotto 18 Film Festival e Campus, la rassegna cinematografica dedicata ai più giovani. Questa 23esima edizione presenta un totale di 213 film. Inoltre quest'anno si affronterà anche il tema del rapporto tra centro e periferie. Sentiamo. Sotto 18 Film Festival e Campus, una rassegna cinematografica dedicata ai giovani. Come saranno le novità di questo 2022? Siamo arrivati alla 23esima edizione, un'edizione dedicata al tema centro e periferie, una periferia che è soprattutto uno spazio creativo, è un luogo di incontri, di scambio multiculturale, multilinguistico, e proprio questa è un pochino l'anima che intendiamo sviluppare. Nasce da un progetto di AIACE di formazione che AIACE sta svolgendo in quest'ultimo periodo, sia nelle scuole che fuori dalle scuole, e quindi ci interessava esplorare questo tema, aprirlo e condividerlo con la cittadinanza. Accanto a questo tema, che verrà sviluppato attraverso incontri, delle proiezioni, quindi delle rassegne sia del focus che della parte di animazione, c'è poi il core del festival, ovvero il tema dell'infanzia, della giovinezza, che viene sviluppato attraverso una sezione che da quest'anno diventa una sezione di concorso, che è Generazione Futura, e che appunto racconta i giovani e i giovanissimi. E poi c'è tutta una parte di altri concorsi, da quello delle scuole, che insomma è una parte che fa ormai parte della tradizione di Sotto 18, dell'OFF, che è il concorso extrascolastico, Campus in Corto, quindi tutta la parte dedicata al post-diploma, e da quest'anno anche Dez Animato, cioè tutta quella produzione di cinema d'animazione realizzato dalle scuole d'animazione per l'appunto, ed è di un concorso internazionale che ha avuto una buona risposta, sono arrivate oltre 1100 candidature, quindi insomma è davvero un buon inizio. Da quando si terrà fino a che giorno? Dal 15 al 19 dicembre al Cinema Massimo, con un'appendice in questo posto in cui siamo, che è questo spazio che hanno aperto da poco che si chiama Musa, dove c'è questa bellissima mostra delle foto di Gianmarco Aimi che dialogano con il festival e che avranno il loro apice il 16 di dicembre, quando alla sera qua ci sarà
la festa del festival con il musicista che ha suonato con questi musicisti africani di cui vedete i volti appesi intorno a me. Quante saranno le proiezioni in totale? In generale sono credo una sessantina di film sparsi su 5 giorni, insomma. Tutti a ingresso gratuito, il festival è dedicato ai giovani, ci sembra importantissimo che i giovani possano scoprire gratuitamente la magia del cinema in sala. Ora allo sport, cominciamo con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Sestri, al successo numero 6 in carriera e ottenuto nel suo Piemonte per l'azzurra Marta Bassino, che ha vinto lo slalom gigante con il tempo di 28 minuti, 28 secondi e 89. Seconda la svedese Sara Hector e terza la slovacca Petar Vlova, leader dopo la prima manche. Federica Brignone, settima nella prima prova, con una seconda tutta all'attacco, ha chiuso quarta, tenendo dietro anche Michela Schifrin, sesta. Per l'Italia in classifica anche la brava vicentina Asia Zenere, da poco inserita nel circuito di Coppa, undicesima, e poi Roberta Melesi, 28esima. Domani a Sestri va in scena uno slalom speciale. Il calcio: è terminata l'avventura ai mondiali per il Brasile, tornano quindi a casa Danilo Bremer e Alex Sandro. Intanto è sfida tra grandi club per accaparrarsi Rabiot e Vlahovic. Sentiamo. È terminata l'avventura in Qatar per il Brasile eliminato dalla Croazia. E così la Juventus ritrova Danilo, Alexandro e Bremer che tornano a Torino anticipatamente. Avanti tutte invece per l'Argentina di Angel Di Maria, che ha passato il turno battendo in una partita davvero a cardiopalma l'Olanda. Sfida terminata ai rigori. In campo anche Paredes e per uno spezzone Angel Di Maria. Avanti anche la Francia di Didier Deschamps, che punta molto su Adrien Rabiot e proprio futuro del centrocampista a tenere banco. Difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza con la Juve e la sua carriera potrebbe continuare in Inghilterra approdando in Premier League a parametro zero. Alcune voci di mercato riferirebbero di un possibile trasferimento nel mese di gennaio nel caso in cui giungessero offerte allettanti. Mamma Veronica, attenta procuratrice del figlio, pare avere le idee molto chiare, ma Rabiot non è l'unico bianconero ad avere mercato. Arsenal e Chelsea infatti sarebbero pronti a sfidarsi per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dal The Sun, i due club londinesi potrebbero presto dare l'assalto al bomber della Juventus. Ora le previsioni del tempo in collaborazione con Trepi Meteo. Dopo avremo ospite Paolo Chiavarino, assessore comunale al commercio e mercati, per parlare delle aspettative per Natale. A seguire una nuova puntata della rubrica Il Gastronomo del nostro direttore Danilo Poggio. Restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. In serata, in pianura, nubi basse e nebbie in sollevamento con qualche schiarita. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.